Il 14 dicembre la Santa Madre Chiesa celebra la solennità di San Giovanni della Croce, carmelitano e dottore della Chiesa. La vita di San Giovanni della Croce si svolge in Spagna, trascorre solo alcuni giorni in Portogallo. Nasce a Fontiveros Ávila nel 1542, figlio di Gonçalo Diepes e Catalina Álvarez. Il padre, figlio di nobili genitori, viene diseredato da loro per aver voluto sposare Catalina, orfana e povera. Mesi dopo la nascita di Giovanni, suo padre soffre a causa di una dolorosa malattia che li porta a consumare i risparmi di famiglia e dopo 2 anni di sofferenza muore lasciando la moglie e 3 figli in grande povertà. Inutilmente sua madre Catalina chiede aiuto al cognato ricco e benestante che le chiude la porta perché non aveva mai accettato il matrimonio del fratello con una donna povera. Orfano di padre sin da bambino, Giovanni si ritrova a vivere un'infanzia povera e laboriosa, ricca di disagi, e vive da pellegrino senza dimora fissa in dignitosa povertà. Nonostante la mancanza di una casa e di cibo, non ha mai mancato nella fede e nell'amore verso il Signore. Da ragazzo lavora di giorno, studia la notte e preso dall'amore per la preghiera personale, viene sorpreso anche la notte a pregare in qualche angolo della casa. Svolge diversi lavori: sarto, pittore, falegname, intagliatore, accolito e aiuto infermieri. Sceglie l'ordine carmelitano per amore alla Madonna e per gli ideali contemplativi che emergevano dalla regola. Nel 1563, a 21 anni, riceve l'abito religioso dei carmelitani e prende il nome di Fra Giovanni di San Mattia. Dopo la professione inizia gli studi teologici e filosofici ed è riconosciuto come il migliore studente della scuola. Scelse per sé una cella piccola e buia, solo perché godeva di una finestrella che si affacciava sul presbiterio della chiesa e vi passava lunghe ore assorto nella contemplazione del tabernacolo. Nel Carmelo allora vigeva la regola mitigata da Eugenio IV e Fra Giovanni, che aveva tanto sognato il Carmelo, desiderava che la sua vocazione risplendesse ancora di più e diventasse sempre più esigente. Così vive una serena crisi con forte brama di radicalità e solitudine. Nasce allora in Fra Giovanni di San Mattia il pensiero della certosa. Nel 1567, l'anno che è stato ordinato sacerdote a 25 anni, si incontra con Santa Teresa d'Avila Medina, che vede in lui il frate che può diventare il fondamento di una comunità maschile riformata, con rigorosa osservanza e ritorno alla regola primitiva di Sant'Alberto di Gerusalemme e al fervore degli eremiti contemplativi che abitavano sul Monte Carmelo. Conquistato dall'ideale di riforma di Santa Teresa d'Avila, assume come primo carmelitano scalzo grandi responsabilità in quanto padre riformatore. Ad Urruelo, Fra Giovanni di San Mattia diventa quindi Fra Giovanni della Croce. Camminando quasi sempre a piedi o sul dorso di un asinello, assolve infaticabilmente le molteplici responsabilità che gli vengono affidate. Non vive per sé. La profonda unione con Dio si esprime nella fedeltà agli uffici e agli incarichi nella comunità e nell'ordine. Vittima di incomprensioni a Toledo, viene imprigionato nel carcere conventuale, ma pienamente configurato con Cristo, Fra Giovanni non recrimina, non si ribella, perdona. E in mezzo all'asprezza del carcere si perde nella contemplazione. Durante i 9 mesi di prigionia contempla, prega, perdona, approfondisce i misteri di Dio e scrive poesie. Nel giorno dell'Assunta fugge di notte e si nasconde nel monastero delle Carmelitane. Con la sua vita maturata nella povertà, è molto austero con sé fino a negarsi le cose più necessarie. Ma ardente carità verso il prossimo nell'unione con Dio.
Per i frati malati non nega mai le medicine, e anche se costose e se non portano alla guarigione, è contento almeno di arrecare un po' di sollievo ai fratelli. Sempre gioioso e sereno, affabile con tutti, imperturbabile, pacifico, mite. Non lo si vede mai adirato, impaziente, triste, anche quando soffre l'abbandono degli amici, le persecuzioni, le calunnie, e neppure quando i religiosi del suo convento non avevano nulla da mangiare. Lui ci incoraggia ad affrontare le sofferenze e a fidarci instancabilmente di Dio. Come scrive, prende le nostre pene e travagli che ci fanno tanto soffrire. Attento ai bisogni dei fratelli, quando si accorge che qualcuno di loro è triste, lo prende per mano, lo porta con sé a passeggiare nell'orto e per la campagna, e non lo lascia finché non lo vede contento e sereno. E anche quando parla di cose divine, cerca di far ridere i frati. Innamorato dalla parola di Dio, conosce la Bibbia quasi a memoria. È fedelissimo agli orientamenti della Chiesa e puntualizza: il Cristo lo troviamo nella Chiesa. Nell'ultimo periodo della sua vita è abbandonato dalla maggior parte dei suoi confratelli. Scrive: quando giungerà la sera, sarà giudicato sull'amore. A soli 40 anni si ammala, e la sera arriva per lui a mezzanotte del 14 dicembre 1591. Alla notizia della morte ormai vicina, perdonando i suoi malfattori, dice sorridendo: stanotte devo andare a dir mattutino in cielo. Gloria a Dio che andrò a cantarlo in cielo. I presenti raccontano di una dolce luce e di un intenso profumo che riempì la stanza. Alcuni anni prima aveva scritto la poesia «Rompi la tela ormai al dolce incontro». Ecco che cosa era la morte per lui, un dolce incontro con Dio amore. Ha influssi evidenti in grandi figure recenti come Santa Teresa di Lisieux, Santa Elisabetta della Trinità, Santa Edith Stein e San Giovanni Paolo II. Opera da sacerdote illuminato, da sapiente confessore e da profondo direttore di anime, avendo sulle labbra le parole di vita e nei gesti lo slancio del cuore. La Chiesa lo venera come dottore mistico sin dall'anno 1926, perché riconosce in lui il gran maestro della verità vivente riguardo a Dio e all'uomo. L'uomo celestiale e divino, come lo chiamava Santa Teresa, ci fa scoprire la luminosità dell'anima, che dopo la notte oscura gode dell'intimità divina che produce fiamma e calore per vivere l'eternità con Dio. Ha scritto: un pensiero dell'uomo vale più di tutto il mondo, pertanto solo Dio è degno di esso. San Giovanni della Croce prega per noi.